Bentornati al nostro spazio di TG60 Salute, lo spazio che curiamo in collaborazione con l'Ordine dei Medici di Pistoia. Oggi abbiamo con noi la dottoressa Maria Velluzzi, dermatologa, che abbiamo invitato perché vogliamo parlare di una patologia che è molto legata allo stress, come tante patologie dermatologiche, ma questa è anche particolarmente evidente e quindi particolarmente invalidante, direi, che è la psoriasi. Dottoressa, è un periodaccio per chi soffre di psoriasi. Sì. Sì, sì. Per vari fattori, credo. Sì, lo certo. Stress, insomma, ci dica lei, ecco. Ce la racconti, come si presenta e qual è, appunto, quali sono le motivazioni, le cause, ecco. Cercherò di essere sintetica e breve su una dermatite così importante. La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle, geneticamente determinata, quindi con una componente familiare, si realizza per meccanismi immunologici ben chiari ed è molto legata allo stress, quindi è geneticamente determinata, psicocondizionata, anche immunomediata. Questa è la determinazione scientifica della malattia. Quindi però quindi il fatto che sia legata allo stress non nasce dallo stress, o sì? Cioè, come dire, è legata allo stress ma è geneticamente determinata. Se non hai la familiarità non farai la psoriasi, cioè lo stress determina l'accelerazione, l'aggravamento di tante malattie, ma alcune riconoscono nella genetica il loro motore. Certo. Si presenta con delle chiazze, ecco, si vede, delle chiazze rosse, con sovrastante cumulo di squame biancastre, e si localizza in più parti del corpo, per esempio al cuoio capelluto, alle zone dei gomiti, delle ginocchia, in quella forma che chiamiamo volgare, cioè la psoriasi più frequente, quella che i pazienti riconoscono di più, ma abbiamo anche altre localizzazioni importanti, come per esempio la localizzazione alle pieghe, sottomammarie, ascellari, inguinali, ombelicali, nella forma che chiamiamo inversa. Abbiamo una forma palmo-plantare con uno ispessimento dello strato corneo molto fastidioso, una localizzazione ungueale altrettanto fastidiosa e invalidante anche da un punto di vista estetico. Pensiamo al ruolo importante delle mani, nella visibilità anche verso gli altri. Il cuoio capelluto l'abbiamo già detto, anzi spesso una forfora tenace, fastidiosa, a grosse squame, è l'unica localizzazione, il paziente la identifica come forfora e magari viene da noi perché non ha risolto con i normali presidi, i normali shampoo estetici. Quelli nati per la forfora, ecco, che invece si scopre essere psoriasi. Anzi, la localizzazione al cuoio capelluto, non so se abbiamo qualche immagine, comunque è una delle sedi più tipiche, ma anche più difficili. Sì, questa è la zona retroauricolare, è una delle zone più difficili perché la presenza del capello più o meno folto non aiuta nelle medicazioni dermatologiche che devono smantellare quel cumulo squamoso e poi curare la parte rossa sottostante il cumulo squamoso. Quindi non è facile, però le case farmaceutiche ci hanno fornito di presidi anche ultimamente molto più comodi per la detersione del cuoio capelluto o anche delle altre parti del corpo, e ci sono farmaci dedicati per uso locale alla psoriasi che vengono veicolati in maniera idonea a seconda della sede dove la psoriasi si esprime. È una patologia che è per eccellenza la malattia che risente molto dello stress, della relazione anche con l'ambiente. Intanto si aggrava in inverno e quindi appartiene alle patologie che il dermatologo vede molto di più in inverno, anche se possiamo avere delle forme anche fuori questa stagione, però il grosso dei pazienti viene da noi nella stagione invernale, perché la radiazione ultravioletta ha
in questa affezione, come in altre, come la dermatite atopica, i pruriti, le dermatite seborroiche, ha proprio un'azione terapeutica, cioè è stato visto che la luce solare a alcune lunghezze d'onda riescono ad aggiustare nella cute quello che biochimicamente è alterato e che dà avvio al processo anomalo della chiarza psoriasica. Ecco, quindi non è solo non ha un'azione benefica a livello di percezione o di come dire, di sensazione di benessere, è realmente un'azione curativa. Direi che si abbinano entrambe le cose, ecco. Perché da una parte abbiamo la radiazione ultravioletta da lei in quanto tale, d'altra parte quando ci mettiamo al sole, ci esponiamo o facciamo un soggiorno al mare, sicuramente stiamo meglio che se siamo nel nostro ufficio, nella nostra fabbrica, nella nostra mansione. Quindi la doppia azione, quella terapeutica sull'umore, sullo stato d'animo, che ha un input positivo sulla pelle, e l'azione comunque della radiazione ultravioletta, tanto che nelle terapie locali, cioè esterne alla psoriasi, un ruolo importante lo gioca la fototerapia, cioè la terapia con raggi ultravioletti artificiali erogati da macchinari destinati al dermatologo, che emettono raggi ultravioletti che vanno ad aggiustare, appunto, come si diceva, quello che di alterato c'è nella psoriasi. Ecco, ci sono però anche, diciamo, trattamenti che possono in qualche modo alleviare il quotidiano, insomma, ecco, come dire, dare una sensazione di benessere per, diciamo, tollerare i fastidi estetici e anche, diciamo, fisici della psoriasi, no? No, abbiamo tanto a disposizione, ecco, per la cura della psoriasi. Abbiamo cure locali che si avvalgono di farmaci veicolati attraverso ben precise sostanze. Abbiamo farmaci per uso generale laddove la psoriasi diventa invalidante o nell'artrite psoriasica, poiché esiste anche un coinvolgimento articolare nella psoriasi, e esistono dei farmaci anche di nuova generazione, biologici, che vengono prescritti nelle unità operative di dermatologia, che hanno cambiato totalmente la qualità della vita dei pazienti, ecco, con psoriasi estesa o con psoriasi che non risponde ai primi trattamenti o la psoriasi artropatica. Quindi per la cura abbiamo tantissimo, il paziente psoriasico ha a disposizione tanto per la cura. È che, come tutte le malattie della pelle, ha bisogno di costanza, quindi nell'applicazione, se siamo in una forma localizzata, di applicazione di topici tutti i giorni, con uso quotidiano di alcuni farmaci, e poi lo stile di vita, perché la psoriasi risente molto anche delle altre comorbilità, mi spiego meglio. È stato visto che se un paziente ha una malattia metabolica, esempio il diabete, disturbi cardiovascolari, ipertensione, ha anche un peggioramento del quadro cutaneo. E quindi tutto si allinea nuovamente con uno stile di vita un po' più sano, quindi correggere l'ipertensione aiuterà anche la psoriasi, correggere una malattia metabolica migliorerà anche la risposta cutanea ai farmaci. È una malattia che, dalla quale non si guarisce, diciamo, resta, però con la quale si può riuscire a convivere bene con la cura sistematica, certo, e attenta. Certo, è il dermatologo il tecnico, ma le cure ci sono cure importanti che sono a disposizione di tutti, e la cosa importante è, come in tutta la terapia, su ciascun paziente cucire addosso la propria terapia. Magari il fai da te non premia, perché i farmaci che noi veicoliamo per uso locale nella psoriasi o la stessa frequenza con cui dobbiamo utilizzare un topico, sono dati dalla terapia dermatologica, quindi la stessa fototerapia. Spesso i pazienti con psoriasi vanno dalle estetiste che non hanno a disposizione macchinari con i raggi ultravioletti idonei a migliorare il quadro cutaneo.
Ecco, per accedere alla fototerapia terapeutica, ovviamente immagino con prescrizione del medico nei presidi ospedalieri. Sì, ospedalieri o privati che sono dotati di certificazione, sì, ovviamente, studi dermatologici accreditati. Però sono solari destinati e codificati per la terapia, non per l'estetica. Ecco, l'uso invece di lettini estetici, magari appunto con finalità abbronzante, ecco, può peggiorare il quadro di chi soffre di dermatiti oppure non hanno, lo dico perché c'è un largo uso di, sì, diciamo, la prassi dell'essere abbronzati tutto l'anno, no? È molto diffusa. Ecco, che incidenza ha questo comportamento sulle malattie della pelle? Intanto non funzionando tradiscono un po' le aspettative, ecco, del paziente, per cui c'è un minimo così di camuffaggio perché aumenta il colore, la pigmentazione uniforma il colore della cute e quindi il paziente spesso identifica questo con un benessere, ecco, ma la dermatite di per sé non tarderà a rimanifestarsi e quindi spesso ritarda l'ingresso del paziente alla nostra, diciamo, al nostro ambulatorio e quindi può peggiorare, ma soprattutto anche un tradimento di aspettative perché tutto sommato anche lì c'è un costo, c'è un costo in termini anche di tempo perché ricordiamo che queste cure il paziente deve prendere un appuntamento, per esempio per la fototerapia sono destinati dei minuti progressivi, quindi deve andare, quindi è un impegno, certo, è chiaro, ma se lo stesso lo fa con la propria estetista poi magari non ha lo stesso risultato, è così. Ecco, e allora direi che da questo incontro usciamo con l'idea che riusciamo a convivere con queste malattie, che forse non abbiamo detto i campanelli d'allarme, perché è vero che ha una diciamo un'origine ereditaria, comunque c'è familiarità e che quindi magari si manifesta anche nella giovane età, ecco. Però un adulto può a un certo punto, che non ha mai avuto nessun sintomo, avere qualche campanello d'allarme e iniziare a soffrire di psoriasi anche da adulto. Forse possiamo dare qualche indicazione su quali possono essere i campanelli d'allarme? Ma intanto sicuramente tutto quello che compare sulla cute come chiazza rossa, insistente, spesso sono chiazze simmetriche, abbiamo fatto l'esempio dei gomiti, se è molto molto accantonata spesso il paziente lo identifica con una cute secca, insomma, ma l'ampiezza della chiazza spesso erano piccole l'anno scorso, quest'anno sono più grandi, il paziente percepisce un'evoluzione e vede magari anche una ciclicità, per esempio sempre in inverno, per esempio prima le ginocchia, poi i gomiti, poi magari lo vedi in testa e c'ha tutta una forma, ah sì, ma questa era una cosa che avevo prima. E quindi la progressione oppure la tenacia di alcuni trattamenti, il paziente fa da sé, vede che non guarisce e magari viene. Ecco. E poi ci può essere anche l'occasione, a volte per esempio esiste una forma di psoriasi, si chiama guttata, cioè piccole gocce diffuse su tutto l'ambito cutaneo che spesso viene dopo un'infezione streptococcica, quindi spesso il paziente viene perché ha un'eruzione improvvisa che lo preoccupa, non guarisce e magari vai a scoprire una psoriasi guttata, vai a vedere i gomiti, le ginocchia, dei tratti psoriasici ce li aveva e quindi oppure spesso vengono proprio per una forfora molto tenace, il quadro cutaneo al cuoio capelluto è molto, a volte è molto pesante, cioè molto fastidioso, e fastidioso anche nella relazione con gli altri perché questa forfora che cade incessante non va via con con i shampoo di uso. Quindi non sottovalutate queste indicazioni semplici, brevi che abbiamo dato, possono essere dei campanelli d'allarme e appunto è questo discorso della ciclicità che appunto in inverno si ripresenta. Bene, abbiamo dato poche indicazioni ma poi insomma sapete che come dire, intanto queste trasmissioni servono per accendere l'attenzione su certe patologie che poi ovviamente gli specialisti avranno modo di farsene carico. Bene, grazie dottoressa, grazie per la sua presenza e grazie a tutti voi che siete stati con noi. Buona serata.